Il 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 fu liberato Auschwitz, è dedicato alla memoria delle vittime dell'Olocausto, per riflettere sul più grande e grave disastro umanitario della storia. Come sappiamo, anche scienza e scienziati che sono parte di un più ampio contesto sociale furono coinvolti in questo evento. Gli esempi sono tantissimi e molti ben noti. Oggi però vorrei parlarvi di una storia che forse è meno conosciuta, ma che è emblematica perché rappresenta bene e che sfociò nei totalitarismi e successivamente, appunto, nell'Olocausto. La storia di Fritz Haber. Haber fu un grande chimico tedesco che nel 1909 aveva capito come creare ammoniaca da idrogeno e azoto. Grazie a questa sua scoperta, l'azienda chimica BASF fu in grado di dar vita a un processo industriale per produrre in gran quantità fertilizzanti. Ma quando il processo prese il via, l'Europa era già precipitata nella Prima Guerra Mondiale. E la produzione della BASF servì ad alimentare prevalentemente l'industria bellica e in particolare la costruzione di esplosivi. C'è chi sostiene addirittura che senza la formula di Haber la guerra sarebbe potuta durare meno per l'esaurimento delle scorte di nitrati. Oltre però a questa sua intuizione, Fritz Haber, firmatario del Manifesto dei 93, il documento in cui importanti esponenti della cultura e della scienza tedesca dichiaravano al mondo la non responsabilità della Germania per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Haber fu arruolato con il grado di capitano e nel 1915 coordinò personalmente le prime operazioni per organizzare gli attacchi con armi chimiche a base di cloro, che uccisero nel loro primo giorno di utilizzo più di 5.000 soldati francesi. Haber arrivò inoltre a formulare la legge che oggi porta il suo nome, che mette in relazione concentrazione di gas, durata dell'esposizione e mortalità. Fra le vittime delle armi chimiche bisogna ricordare in qualche modo anche la moglie di Fritz Haber, Clara Immervar, che venuta a conoscenza di quello che stava succedendo, si suicidò sparandosi un colpo al cuore con la pistola del marito. Fritz Haber, il giorno dopo il suicidio della moglie, partì però per il fronte orientale, il fronte russo, dove fu chiamato a organizzare nuovi attacchi con le armi chimiche. Nel 1918 ricevette il Nobel per la chimica, per le sue scoperte e per i benefici all'umanità che avrebbero portato. Un'assegnazione del Nobel che fu aspramente criticata e che sollevò un polverone internazionale senza precedenti, anche perché Fritz Haber figurava contemporaneamente nella lista dei premi Nobel e in quella dei criminali di guerra. Ironia della sorte, Haber era ebreo e nonostante diverse richieste di clemenza fu espulso dal regime nazista. Questo però non impedì ai militari tedeschi di utilizzare negli anni successivi un insetticida che era stato creato proprio da Haber come base per sviluppare il famigerato Zyklon B, il gas che venne utilizzato in numerosi campi di concentramento. La storia di Haber ci ricorda ancora una volta quello che ha detto un altro premio Nobel, Richard Feynman, cioè che la scienza aiuta a fare previsioni, ma non a prendere decisioni, e che con l'aumentare della nostra forza, anche conoscitiva, deve aumentare la nostra responsabilità. La storia di Haber ci ricorda ancora una volta come l'offesa e la violenza siano alla base di pericolosi vortici di odio che rischiano di sfuggire a ogni controllo ed inghiottire tutto il genere umano.